Torino, città natale dei Carabinieri, festeggia il bicentenario. Gli eventi sono stati presentati nella storica caserma Berge dal generale Gino Micale, comandante della regione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta, Piero Fassino, sindaco di Torino, e Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Oltre alla rievocazione della celebre battaglia di Pastrengo, lunedì 14 luglio, l'attuale comandante generale Leonardo Gallitelli riceverà a Palazzo Lascaris il sigillo della regione Piemonte assegnato alla benemerita. Parte da Torino il bicentenario dell'Arma dei Carabinieri, uno dei momenti clou è anche la consegna del sigillo da parte della Regione Piemonte. Certo, un riconoscimento di cui siamo veramente orgogliosi e che testimonia la grande vicinanza del territorio della regione all'Arma dei Carabinieri, un legame che è forte, che è contraccambiato, perché qui mi sento di esprimere la gratitudine piena per questo alto riconoscimento che è conferito all'Arma dei Carabinieri. Quanto c'è infine di piemontese nella divisa dei Carabinieri? C'è molto, perché voglio dire, fin dai bozzetti iniziali c'è la volontà e il tratto di dare un'immagine anche esteriore forte che in qualche modo richiama anche la sobrietà della popolazione di queste parti, quindi è un uniforme che noi portiamo con orgoglio da 200 anni, un uniforme diciamo sobria e riconosciuta da tutti.